Ancora una sconfitta per il Carovigno nel terzo turno di campionato. Al comunale di Castrignano dei Greci vince 2-0 il Galatina. Partenza sprint dei rossoblù che hanno subito cercato il gol con il tridente d'attacco formato da Bari, Turco ed Enriquez, fermati solo dal portiere avversario e dalla poca freddezza sotto porta. Tante le occasioni per i ragazzi di Mister Del Vecchio nel primo tempo, che si sono visti annullare un gol per fuorigioco e hanno anche reclamato un calcio di rigore per fallo su Taddeo. Buona prova soprattutto del centrocampo rossoblù con Pasquale Lanzillotti, Thomas Lanzillotti e appunto Taddeo che hanno fornito una prestazione spessa e in supporto dell'attacco. Occasioni che si sono sviluppate soprattutto sulla fascia sinistra con un Bari in formissima che ha più volte cercato la giocata per sbloccare il match. Primi 45 minuti in cui al Carovigno è mancata solo la rete che avrebbe portato ad un vantaggio assolutamente meritato. Rientro negli spogliatoi con tanto amaro in bocca e con la consapevolezza che con più lucidità il risultato sarebbe potuto essere totalmente diverso. Nel secondo tempo partita totalmente rovesciata, con un Galatina più aggressivo e soprattutto lucido sotto porta. Prima un colpo di testa di Manisi a spaventare la Ghezza, poi un gran tiro di Yediu e una grande occasione sugli sviluppi di calcio d'angolo. Dopo i primi squilli verso la porta rossoblù arriva anche il vantaggio del Galatina, con una serpentina di De Blasi che supera la difesa e insacca alle spalle di Laghezza. Duro colpo per il Carovigno, che pochi minuti dopo subisce anche il 2-0 con un gran gol di Dediu Bolte che chiude il match. Rossoblù che ci hanno provato fino alla fine, anche con gli ingressi di Zito e Greco, senza mai riuscire però ad impensierire il portiere avversario. Seconda sconfitta in 3 partite dunque per il Carovigno, che resta ad un punto in classifica pagando ancora una volta le tante occasioni non concretizzate. Amaro in bocca per l'ottimo primo tempo disputato, con i rossoblù che avrebbero meritato il vantaggio al termine dei primi 45 minuti.